Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vorrei fare un video, diciamo, di pochi minuti. Proprio in questo momento stavo riflettendo su... cioè, mi sono fatto una domanda, forse si potrebbe concretizzare un argomento che di seguito provvederò a illustrare appunto a tutta la Chiesa e a tutti coloro che sono interessati. E prima di questo vorrei fare una premessa, ovvero, come già detto, negli anni vorrei continuare appunto a ripeterlo. Delle volte noi trattiamo alcuni argomenti che possono sembrare, come dire, di poco conto, no? Invece poi l'esperienza, per quanto mi riguarda, mi ha insegnato che quegli argomenti che in passato, almeno dal sottoscritto, venivano reputati di poco conto, sono stati a dir poco determinanti per portare luce su degli argomenti invece importanti, ovvero anche in alcune situazioni denudare la falsa dottrina, ecco, per dirla breve. Quindi, quando noi studiamo un qualsiasi argomento della parola di Dio, per quanto questo possa sembrare di poco conto, non lo è. Magari non ci servirà mai, però sta lì, come messo in un comodino che in qualsiasi momento può essere molto molto utile. Questa è una grande verità che per quanto si possa ripetere, per quanto mi riguarda, la maggior parte delle persone non la interiorizzeranno mai. Però comunque noi le cose a prescindere le diciamo. Come dire, il nostro dovere lo facciamo, anche perché più che un dovere, che comunque tale è proprio un desiderio, no? Quello di dire le cose come stanno, di dire la verità. Benissimo. Detto questo, vogliamo passare, insomma, a quello che sarà l'oggetto del presente video. Proprio adesso mi sono fatto una domanda, perché sappiamo tutti che l'ermeneutica pone delle domande. Stavo riflettendo appunto sul consiglio biblico e la domanda è la seguente. Esiste qualche correlazione fra Davide, re David, e il tabernacolo, sottolineo il tabernacolo, cioè la tenda di convegno, che poi appunto cesserà questa tenda di convegno. Verrà costruito il tempio, il primo tempio costruito dal re Salomone. E c'è qualche correlazione fra la tenda di convegno, ripeto la domanda, e il re Davide? Mi sono fatto questa domanda perché noi che investighiamo le scritture sappiamo che nella parola di Dio nulla è a caso, nulla, tutto insegna qualche cosa. Fermo restando che la dottrina è stata ormai descritta, no? Messa nero su bianco e che quindi già ci abbiamo tutto quanto ben spiegato. Però, come scritto sempre nel Nuovo Testamento, queste cose avvennero loro, cioè parlando di quelli dell'Antico Testamento, per servire di esempio e anche di insegnamento a noi, no? Quindi tutto l'Antico Testamento ci parla soprattutto di Cristo, che è il fondamento, però anche di altre cose. Per esempio, noi troviamo illustrata in maniera nascosta, per esempio, la morte, la risurrezione, la nascita della Chiesa, in Adamo, nella vita di Adamo, prima che lui peccasse, eccetera, 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 no? Di questo già ne abbiamo parlato. Quindi ci sono delle cose nascoste molto importanti, molto interessanti, che appunto il Nuovo Testamento dirà di scavare in queste profondità. Bene, quindi riflettendo a questa domanda, secondo me c'è una
una grande correlazione fra il re David, il tabernacolo e la figura di Gesù al centro, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Al di là del fatto se ci fosse qualche errore, comunque non si andrà a dire qualcosa di antibiblico, ovvero laddove qualcuno potrebbe pensare che non c'è correlazione, comunque tutto quello che si dirà è al 100% biblico. Casomai non ci sarà la correlazione, ma comunque non si è detto nulla di antibiblico, qualora. Ora, a mio modo di vedere, sì c'è la correlazione. Tutto questo l'ho pensato pochi minuti fa. Ho preso un foglio, mi sono fatto lo schema per vedere se usciva fuori qualcosa e qualcosa è uscito fuori. Quindi vorrei condividere, cari amati, con voi quello che è uscito fuori in questo momento dalla presente meditazione e tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo, lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. Allora, per quanto riguarda Davide, ovvero il lignaggio di Davide, da dove appunto doveva venire il Messia, ed è venuto il Messia, Davide, no? Essendo il lignaggio da dove, almeno la parte umana, no? Perché poi noi sappiamo che in verità il seme non viene da Davide. Chiaro questo, no? Questo è l'ABC, è la scuola domenicale dei bambini di 5 anni. Ok, non c'è nessun David, nel senso che il seme viene dal cielo, punto. Però, diciamo, è stato utilizzato questo lignaggio davidico, perché appunto è stato scelto questo re, da dove doveva venire questo lignaggio. Anche se, ripeto, lo sperma, come viene descritto il seme, lo sperma in Genesi 3,15, viene dal cielo, punto. Ok, non viene da un uomo. E scusate se sono molto, come dire, incisivo e ridondante, però noi sappiamo che David è il lignaggio, tant'è che in tutto il Nuovo Testamento il Signore Gesù viene chiamato in due maniere. Figlio d'uomo, perché veniva da David, che era un uomo, e figlio di Davide, figliuol di Davide, figlio di Davide. Cosa significa questo? Figliol d'uomo significa umano. Figliol d'uomo significa che sei di carne e quindi che sei vulnerabile, umanamente parlando. La tenda non era come il primo tempio, era tenda e per quanto era fatta bene e resistente, era vulnerabile. La tenda non era come il tempio, come il primo tempio. Il primo tempio, se leggete la costruzione, è stato costruito con delle pietre che fra l'altro sono state tagliate in loco diverso e poi sono state trasportate, ma questa è un'altra storia, interessante questa. Questo a sua volta ci fa capire altre cose anche sulla Chiesa, il cielo, vabbè, eccetera, eccetera. E comunque il tempio, il primo tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone, era di pietra. In più c'era del legno, più c'era dell'oro, insomma, era solidissimo. E non era vulnerabile, mentre invece la tenda sì. E così è la nostra carne. E così è stata la carne del Signore Gesù. Infatti,
Noi sappiamo che Dio non può morire, è vero. Ma l'uomo sì può morire. Quindi Dio, apprendendo un corpo attraverso il suo figliuolo, il Padre, ha mandato il suo figliuolo con forma d'uomo e questa carne è morta, questa carne. E in questo corpo c'era rinchiusa tutta la divinità. Sia nella sua divinità, nella sua natura solo divina, ma anche come vero uomo, le due nature, uomo e Dio, in questo corpo. E quindi tra Davide e il tempio, scusate, e il tabernacolo, il Mishkan, la tenda, c'è questa correlazione, secondo me. Un'altra correlazione molto importante e interessante è per esempio il pellegrinaggio davidico. Davide, in un suo inizio, nei suoi inizi, sia quando era Davide colui che combatteva le guerre del Signore sotto Saul, comunque era un pellegrino, girava. E quando Davide appunto verrà nominato re, Saul ancora stava in carica e comunque Davide continuò ad essere pellegrino perché? Perché fuggiva da Saul che lo voleva uccidere. Quindi era un pellegrino. Non era fisso, interessante questo, non aveva dimora fissa, esattamente come il tabernacolo. Il tabernacolo era una tenda e quindi si muoveva. Se voi leggete la storia, no? Che prima stava in Silo, poi si è spostata in più luoghi la tenda, mo, tutti a memoria non me li ricordo, comunque la tenda si è spostata in più luoghi. Solo successivamente, quando verrà costruito il tempio, no? Allora ci sarà una dimora fissa per il tempio, così come Davide. Solo successivamente, quando Saul cesserà di essere re perché morirà, e Davide non sarà più un pellegrino. E prenderà dimora fissa in Gerusalemme. Ed è esattamente quello che succederà con il tempio, ovvero prima ci sarà il tabernacolo che sarà appunto una tenda, quindi ha a che fare con il pellegrinaggio, solo successivamente, quando ci sarà il tempio, allora ci sarà questa cosa fissa, questa dimora fissa in Gerusalemme, esattamente dove Davide appunto prenderà dimora fissa in un secondo momento. Interessante anche questo, vedete questa correlazione che c'è. Un'altra correlazione che c'è fra Davide e il tabernacolo, no? E il tempio, in qualche maniera il tempio c'entra sempre, anche se l'enfasi è posta sul tabernacolo, è che Davide, la prima gloria di Davide, fu una gloria ridotta. Perché? Perché Davide prenderà subito gloria dal primo giorno, no? Perché appunto ucciderà il Golia. E quindi Davide, tant'è che si dirà, no? Vado a memoria, no? Saul uccise i suoi 1.000, Davide i suoi 10.000, qualcosa del genere. E quindi veniva riconosciuto come colui che combatteva le guerre del Signore. Poi verrà addirittura nominato re, ma appunto la sua gloria era ridotta, tant'è che c'era ancora Saul che voleva ucciderlo e quindi ce l'aveva la gloria, perché insomma quando vieni nominato re, vieni unto re, Mascia, certamente la gloria ce l'hai. Nessuno poteva dire di no, ma era ridotta. Solo successivamente,
Quando Saul andrà via, allora Davide prenderà questa gloria. Quindi c'è una prima e una seconda gloria. Possiamo utilizzare questo modo di esprimerci umano. Ed è esattamente quello che è successo con il tabernacolo, con la tenda. Noi sappiamo che la tenda non riscosse la gloria del tempio. Giusto, corretto, sbagliato, è un dato di fatto. Di fatto, secondo il popolo, il tempio è stato, no? Il non plus ultras, in assoluto. Ed è esattamente quello che è successo con Re Davide. Interessante, quindi c'è questa correlazione fra Davide e tabernacolo. Può essere condivisibile, può non essere condivisibile, comunque può essere giusto o sbagliato, non è che stiamo dicendo cose antibibliche, al contrario, stiamo esponendo il consiglio biblico. Poi, se magari la correlazione non c'è, pazienza per qualcuno, io ce la vedo. Eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ci ricorda adesso veniamo a noi. Al di là della premessa illustrata agli inizi del video, che queste cose che magari sembrano di poca importanza un domani, possono essere determinanti, no? Queste cose, queste conoscenze possono essere determinanti per illustrarci qualche errore dottrinale, qualche eresia o qualche passaggio di difficile interpretazione. Al di là di questo, che comunque, come già detto, appunto è importantissimo, quindi già questo basta di per sé per porvi sufficiente attenzione, ma comunque a questo possiamo aggiungere altre cose, fra cui a noi come Chiesa tutto questo ci serve. Ci serve. Ci serve perché noi siamo, in questo momento, siamo della stessa sostanza del tabernacolo, della tenda, della stessa sostanza. In questo momento, noi che siamo sulla terra, la Chiesa di Gesù Cristo, non siamo della sostanza, spiritualmente parlando, del tempio, del primo tempio. No, siamo della sostanza, sto utilizzando un linguaggio umano, amati, della sostanza del tabernacolo, quindi della tenda. E questo la scrittura lo mette nero su bianco ovunque. Per esempio, quando noi andiamo in 2 Pietro 1,14, ce l'ho qui davanti a me, aperto. No, non ce l'ho più. Allora, abbiamo detto 2 Pietro 1,14 e anche 1,13. Pietro dice, 2 Pietro 1,13, ora io stimo essere cosa ragionevole che mentre io sono in questa tenda, vedete, il nostro corpo viene chiamato tenda, io vi risvegli per ricordo, sapendo che, poi verso 14, sapendo che fra poco la mia tenda ha da essere posta giù, siccome ancora il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato. Quindi vedete che Pietro chiama il proprio corpo tenda. Tenda. La stessa cosa farà l'Apostolo Paolo in 2 Corinti capitolo 5. Seconda Corinti 5, verso 2, dice, poiché in questa tenda ancora sospiriamo, vedete, tenda, desideriamo essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste. Verso 4, quindi Seconda Corinti 5, 4. Perciò che noi che siamo in questa tenda, vedete, in questa tenda, sospiriamo essendo aggravati e perciò non desideriamo già essere spogliati, ma sopravvestiti a ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Interessante tutto questo. Perché oggi noi siamo della sostanza del
tabernacolo della tenda. Ma un domani, spiritualmente parlando, non saremo più della sostanza del tabernacolo, ma un corpo c'è preparato, cioè ci sarà dato, no? Perché ci sarà la risurrezione dei morti e saremo della sostanza, sempre utilizzando il linguaggio allegorico, del primo tempio. Quindi non saremo più tenda, ma saremo roccia. Infatti, Seconda Corinti, capitolo 5, sempre, ma il verso 1, Paolo dice: perciò che noi sappiamo che se il nostro terrestre albergo, vedete, pellegrino, come il tabernacolo era pellegrino, di questa tenda è disfatto. Poi aggiunge: noi abbiamo un edificio. Edificio. E l'edificio non è una tenda, che è una casa fatta senza opera di mano d'uomo. E noi sappiamo che questo edificio si chiama, Apocalisse 21:2, la nuova Gerusalemme, che in primis siamo noi, la Chiesa, e poi ci sarà anche una città, tutto quello che vuoi, ma la nuova Gerusalemme, e ci viene anche descritta come viene fatta, molti materiali che vengono utilizzati, no? Sta descrivendo in maniera allegorica la Chiesa di Gesù Cristo e la sua magnificenza. Ripeto, ci sarà anche una città, siamo d'accordo, ma lì nello specifico, quando appunto gli viene detto a Giovanni: vieni, io ti mostrerò la sposa, e poi gli fa vedere la nuova Gerusalemme, la città. Quindi la Chiesa viene descritta allegoricamente come una città. Interessante notare che la tenda, essendo pellegrina, perché appunto il suo materiale si presta a questo materiale è un materiale più fragile, esposto alle intemperie, soffre di più, mentre invece un tempio fatto di roccia non soffre come la tenda. Si dice che la roccia è eterna. E quindi in questo momento noi siamo in questo mondo, in questa vita, con questa sostanza, ecco perché soffriamo, perché la nostra carne è di una sostanza inferiore, corrotta fra l'altro, che soffre. Ma abbiamo una speranza che un giorno, questo è scritto in Prima Corinti, capitolo 15, i versi non li ricordo, ma è scritto che verso la fine, che noi risorgeremo e che avremo un corpo diverso, con una sostanza diversa. Prima Giovanni dirà addirittura saremo simili a lui. Quindi interessante notare, in Filippesi 2:8 è scritto che il Signore Gesù è stato trovato nell'esteriore simile ad un uomo. Simile ad un uomo, con questa sostanza, anche lui è stato una tenda, un albero, una radice di carne, e abbassò se stesso, essendosi fatto obbediente fino alla morte, e la morte della croce, croce, sofferenza. È la fede che vince queste cose. Sto parlando non della fede che necessita il miscredente, sto parlando della fede di quello che è nato di nuovo, che è diversa. Perché quando sei nato di nuovo hai già la fede, quindi tu la devi esercitare facendo violenza a te stesso. Perché per credere nella sofferenza è difficile, e per credere devi crocifiggere te stesso, rinunziare a te stesso, alle tue idee, alle tue lamentele. Nel deserto si lamentavano che mancava l'acqua, questo non lo dobbiamo fare.
Questo lo dico soprattutto a me stesso, perché per quanto mi riguarda ho ancora molto da imparare, quindi non è rivolto a nessuno, ma sì è rivolto a tutti come insegnamento, ma come riprensione è rivolto solamente, unicamente e tassativamente a me stesso, amati. E niente, mi è venuto davanti questo. Io spero che questo video possa essere utile a qualcuno, speriamo, e di benedizione. Grazie per l'attenzione. Con voi, come sempre, Alessio Evangelisti. Se Dio vorrà, ci vediamo al prossimo video. Shalom.